ne sai di un campo di grano, poesia di un amore profano? Allora, recitiamola così anziché cantare, che bello, stavo facendo questa bella ripresa. E poi il tremolio che avete visto, non è che ho il Parkinson, ma mi ha piombato addosso Fly, e quindi niente, ho registrato con il tremolio. Noi siamo on the road, sulla strada, e stiamo andando in un punto dove poi tra l'altro registreremo anche un altro video, ma intanto registriamo questa nuova rubrica on the road, sulla strada, talk on the road, e ogni tanto sì, vogliamo fare anche questa tipologia di video, tanto per scambiare due chiacchiere insieme. Di che parliamo oggi? Non lo so, vogliamo parlare di YouTube? Ma dai, sì, iniziamo parlando di YouTube. Bello, guardate! Meraviglia, a me piacciono questi vlog così, proprio niente è scontato, niente è studiato a tavolino. arrivano le cose all'improvviso. Nel frattempo io, mentre registro, sto cercando di non far uscire fuori Fly dal finestrino. Ve lo faccio vedere, vediamo se ci riesco. Questo è Rick, eccolo. Ecco, praticamente fa avanti e indietro, poi mi salta davanti, e questa è la situazione. Allora, YouTube, volevo parlarvi di un sacco di cose, però per il momento me ne vengono in mente solamente due, cioè, allora, i titoli fuorvianti, quelli che per realizzare tante visualizzazioni e tanti like iniziano così a mettere dei titoli che ti portano fuori strada, no? Tu magari pensi che in quel video, in quel vlog parlino di una determinata cosa, invece arrivi fino alla fine, come è capitato a me in parecchi video, si parla di tutto fuorché della cosa che è nel titolo, e quindi questa è una chiappa visualizzazioni ed è un giocare sporco, almeno secondo la sottoscritta, perché guardate che nuvola intanto, meraviglia, e è un giocare sporco anche perché insomma attrai con l'inganno i followers, sia nuovi che vecchi, ed ecco, quindi fai tanti like. Alla fine, quando arrivi alla fine del video, capisci che non era il video giusto che ti aspettavi di vedere, però ormai patatrac è stato fatto, l'hai visto e quella persona ha visualizzato e quindi guadagnato. Vabbè, tu dirai, sei invidiosa come tanti altri che hanno fatto questo video per criticare questa situazione. No, io, almeno io non sono invidiosa, però insomma ti scoccia un tantino, perché tu magari stai lì a preparare dei video con tutti i santi crismi e poi ecco, magari visualizza più di te qualcuno che ha fatto dei video di questo genere. Eccolo, non so se si riesce a vedere, praticamente adesso ho semi chiuso il finestrino, perché lo sapete che cosa fa? Cerca di acchiapparsi, praticamente si specchia dallo specchietto, non capisce che lui, e cerca di acchiapparsi, e quindi alla fine va a finire che si lancia proprio fuori. Mannaggia! Allora, noi stiamo sulla litoranea, stiamo andando a mare a portare Fly a fare questa passeggiatina a mare. Ultimo argomento on the road di oggi, per aprire questa nuova rubrica, sempre riguardo a YouTube, vogliamo parlare di quelli che lavano i loro panni sporchi praticamente in piazza, come si dice, come hai detto, i panni sporchi si lavano in famiglia. E c'è chi praticamente sul tubo mette di tutto e di più. Ultimamente, vabbè, non voglio scendere in nomi particolari, però vabbè, è successo che una youtuber ha parlato di una sua situazione. Insomma, a me non piacciono quei video, mi è capitato di guardarli
anzi mi ero anche iscritta tempo fa, mi ero anche iscritta al suo canale e poi alla fine mi sono disiscritta dopo questo genere di video, perché a parte che non ero proprio del tutto convinta, e per il genere di cose che propone. E poi ecco, con questa serie di video alla fine ci ho ripensato e mi sono disiscritta. Anche perché, insomma, sì, è bello scendere un pochino nella vita privata, come fanno tante youtubers, cioè c'è anche chi fa vedere i figli, e se loro sono consapevoli, io ne sono pienamente d'accordo, per carità. C'è chi fa vedere la propria casa, proprio il punto in cui abita, il quartiere, se loro vogliono, cioè ben venga anche quello. C'è chi fa vedere la loro routine di tutti i giorni, praticamente anche nel momento che ne so, che stanno al bagno struccate in pigiama, ben venga anche questo. Però poi quando ti metti a parlare dei problemi, cose veramente intime, e poi magari non racconti neanche come stanno letteralmente le cose, perché bisogna anche sentire l'altra campana, allora lì no, lì inizio a criticare. Talking on the road ci ha portato qui, siamo in spiaggia, siamo venuti a fare una passeggiata e soprattutto siamo anche venuti per registrare un altro video, sperando di riuscirci, anche perché tira moltissimo vento, siamo a fine maggio, ma comunque l'aria non è ancora pienamente primaverile e neanche estiva. Noi ci salutiamo qua, pollice in su se vi è piaciuto questo video, fatemi sapere sotto cosa ne pensate anche voi per quello che riguarda appunto questi video con i titoli fuorvianti, e coloro che magari parlano di cose abbastanza intime nei vari vlog e nei vari video. Ciao a tutti, alla prossima!